ti è più chiaro così? Punto F attraverso Francesca R, 7 gennaio 2024, a cura di VB, Michel. Bene, anche se fosse l'unica risposta dell'incontro, penso che interessi comunque tutti, visto che non è chiaro a nessuno che cosa vuol dire creazione. Intendo che non è chiaro a livello coscienziale che cosa significa. Le nozioni, qualcuno le ha più chiare, altri meno chiare. Qualcuno ha avuto più accesso cognitivo, di studio, a certe indicazioni, nozioni e aspetti, e altri un po' meno. Ma in realtà nessuno di voi sa esattamente che cosa significa la parte creazione, quella che tu vuoi esaminare di più. Insito nel concetto di creazione c'è il concetto di desiderio, ma non il desiderio di un semplice oggetto o di un qualcosa. Desiderio come pulsione che lega ogni singolo aspetto, trasformazione e presenza dell'assoluto. Desiderio è il filo che unisce il tutto, è il movimento dell'onda vibrazionale che rappresenta il tutto. Il desiderio è quello che porta in ogni piano esistenziale alla non separazione. Capite come sto calcando il concetto? Vi è chiaro fino a qui? Domanda, qualcuno annuisce. Michel, a tutti? Domanda, no, a me no. Michel, per questo ho chiesto. L'assoluto è tutto, in ogni aspetto, in ogni forma, in ogni presenza, in ogni piano di esistenza. L'assoluto è ogni coscienza, l'assoluto è ogni entità incarnata. Vi è chiaro fino a qui? Domanda, sì, Michel. La vibrazione chiamata assoluto lega ogni sua manifestazione, ogni sua presenza, in ogni dove, in ogni come, in ogni possibilità, da un moto vibrazionale originario. Ciò che è una vibrazione, ciò che è assoluto. Immagina un'onda, ti è più chiaro così? Immagina che ogni increspatura sia un filo che si muove a livello di onda e si ripercuote in ogni aspetto possibile che compone il tutto, che tu possa conoscere o immaginare, il tavolo, il tuo corpo, il loro corpo, noi che parliamo. Questa vibrazione, questo filamento, chiamato desiderio, si propaga ovunque. Un componente esce dalla stanza per un attacco di tosse. Michel, aspettiamo il rientro. Domanda, posso chiederti una cosa nel frattempo riguardo al desiderio? Michel, aspetta. Mi sono interrotto solo per permettere il ritorno. Il concetto è molto complesso, quindi vorrei che riusciste a cogliere alcune parti, non il tutto. Questa sarà l'unica domanda del nostro incontro. Grazie di averla fatta. E tu avrai un po' di materiale rivolto a voi.